Dio mio, perché hai lasciato che imparassi la lezione peggiore che la vita possa insegnare? Che non c'è senso, non c'è via di scampo. Il mio attaccamento alla vita mi sta lasciando lentamente. Sento l'interesse per la realtà defluirmi dal corpo goccia a goccia. Dio mio, perché quando vedo una cosa bella, invece di provare riconoscenza, penso subito che sia un modo per truffarmi. Perché penso che serva solo a perpetuare l'inganno. E poi non ti vergogni a non farti mai vedere. Ma è un segno, una prova, un gesto. Ma in fondo io ti capisco, sai. A nasconderti ci fai una figura migliore. Ma come fanno gli altri? Come fanno a continuare? Dio, come vorrei trovare la forza di insistere. La forza di mettere un po' d'ordine. Come vorrei non sprecare il mio tempo e non avere paura. E riuscire a trovare la gioia nelle cose semplici, nel mio lavoro, negli amici, nella mia famiglia. Mia moglie mi guarda come si guarda un malato. Tutto quello che ero una volta, il coraggio, la generosità, tutta quella splendida fragilità di cui andavo così fiero non serve a niente. Anzi. Dio, ma come puoi permettere che la vita sia solo campare tra gente che ha paura di non riuscire a mettersi in salvo? Che ha paura di avere paura e che dà gomitate. E anch'io sono diventato così. Io che volevo essere da esempio. Che pena, Dio mio. Patetico, logorroico, invertebrato preadolescente. La vuoi finire con questi piagnistei? Guarda che quando ti rivolgi al cielo non è a Dio che parli. Sono io il povero sfigato che ti deve sopportare. Io non ce la faccio più. Ma hai fatto due coglioni. Poi dicono che gli angeli non hanno sesso. Ma tu sei un angelo. Sì. Sceso dal cielo per rivelarti una grande verità. Annunciazione. La vita è questa qui. E quindi, come tutti sanno, può essere splendida e capace di doni meravigliosi, ma anche terribilmente volgare, noiosa, impietosa e priva di senso. Sembra proprio che non si sia potuto fare di meglio. Quindi, ora che lo sai, hai due soluzioni. O, prima soluzione, metti un passo davanti all'altro, ti bevi il bicchiere di merda che spetta ad ognuno ogni giorno e soprattutto la smetti di frignare come una ragazzina mestruata. Oppure, seconda soluzione, scegli di porre fine una volta per tutte a questa vita per la quale forse nutrivi ben altre aspettative. Scegli tu. Però se sei un angelo non puoi uccidere gli esseri umani. No? No, ma tu non puoi! Allora, scegli. Vita senza lamentele o morte? Pensa per un attimo a quel povero uomo! Fatto. Vita o morte? Io non sono felice. Ma io non credo che la felicità degli uomini sia inclusa nel disegno della creazione. Sei tu che devi impegnarti per essere felice. Ci vuole impegno. Vita o morte? La vita è dura. Acuto. Vita o morte? Vita. E senza lamentarsi, eh? Sta su con la schiena?
Pronto? Salve signora, sono io. Sì, suo marito è appena andato via. No, no, tutto bene, stia tranquilla. Sì, ci ha creduto subito, aveva ragione, non è molto sveglio. Beh, se poi ricomincia a lamentarsi, facciamo un altro trattamento. Va bene. Per il pagamento possiamo fare domani? Devo correre dal marito della signora Serra, è disperata, povera donna. Sì, dopo tanti psicologi voleva rivolgersi a uno sciamano. Allora, domani. Senti, io mi sono stufato di fare quello che muore. Col marito della signora Serra. Posso farlo io, l'angelo? Ma non sei credibile come angelo. Sei bolso, flaccido, come faresti a volare? Vabbè, ma sempre io quello che deve morire. Ascolta, qualunque cosa tu faccia, falla con gioia. Perché non c'è niente di cui gioire nella tomba. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio.